Ti mando a New York, se non sbaglio, più o meno perché a New York c'è lei. Lei è un personaggio che conoscete ormai benissimo qui a Radio SN, al programma Ciao Tony, non solo a questa radio e le altre nostre emittenti nel Trustage, perché è una voce che ci ha fatto cantare, ci fa incantare e sicuramente ci porta tante emozioni, in modo particolare nel periodo di Natale. Con noi adesso c'è lei, la voce, Giada Valenti. Ciao Giada! Ciao Tony, buongiorno a te e a tutti i tuoi ascoltatori. È sempre un piacere ascoltarti ed essere tuo ospite. Il piacere è tutto mio avere personaggi come te che ormai da anni fa un lavoro straordinario qui nel Tri-States, ma non solo, in giro per il mondo. Sei diventata una grandissima star, giusto così? Ricordo i primi giorni, i primi passi, Giada. Io li considero ancora questi i primi passi, sono da 8 anni in America, sì, effettivamente il mondo americano, il pubblico americano mi ha dato delle grandissime soddisfazioni e mi ha fatto sentire a casa sin dal primo giorno. E dopo 8 anni, quasi 9, che sono qui in America, parte della comunità italiana, ho imparato ad amare e a conoscere, perché fondamentalmente gli italoamericani sono un po' diversi da noi italiani nati e cresciuti in Italia, però hanno proprio, l'altro giorno ho detto, quando si nasce in una famiglia italiana non importa dove si nasce, perché voglio dire, basta essere nati in una famiglia italiana per avere i valori che abbiamo comunque anche noi in Italia, quelli della famiglia, dell'amore, dell'amicizia. Siamo tutti uguali quando siamo, l'abbiamo nel DNA, abbiamo certe caratteristiche che sono tipiche di noi italiani, un po' il nostro calore, il nostro abbraccio per amici, famiglie, siamo sempre a conoscere nuove persone, un po'. E io ho notato che questa è una cosa simile anche agli italoamericani, che ti dico ormai sono diventati la mia famiglia americana, come li chiamo io. Assolutamente, poi tu questo calore, questo affetto lo trasmetti naturalmente attraverso la musica, sul palco si vede e si sente. So che prossimamente hai due grandissimi impegni, incominciando con quello di Natale. Quest'anno farò 4 o 3 concerti di Natale, però uno è già avvenuto in Pennsylvania all'inizio di novembre, qui i concerti di Natale iniziano molto presto, ma ne ho ancora due che saranno nella nostra zona. Il primo è il 30 di novembre, è un concerto di cui sono molto onorata di far parte, organizzato parlando di organizzazioni italoamericane, organizzato dalla Grand Lodge dell'Order of Sons of Italy, grande organizzazione di italoamericani qui in America, e il concerto sarà appunto il 30 di novembre alle 3 del pomeriggio, si chiama Amore sotto l'albero di Natale ed è nel bellissimo teatro, il Madison Theater a Long Island, al Malloy College a Rockville Center, a 20 minuti da Manhattan e 10 minuti vicino a Brooklyn. Sono tutti coloro che sono di Brooklyn, di Long Island, anche di New York, venire a festeggiare l'arrivo del Natale, come lo chiamiamo noi in Italia, quindi holidays, ma noi lo chiamiamo Natale. E se sono interessati a venire possono trovare informazioni nella pagina di internet Madison Theater NY New York.org, oppure possono anche chiamare all'ufficio al 516 323 4444, o come sempre possono andare sulla mia pagina ufficiale www.giadavalenti.com. E il secondo ormai è una tradizione, perché ormai questo è il secondo concerto di Natale che farò il 12 di dicembre a Staten Island, è ormai una tradizione, l'abbiamo fatto già all'Hilton Hotel per 6 anni di fila, si chiama appunto Natale in Toscana. È un concerto di Natale abbinato anche ad una cena di Natale. Ogni anno vendono tutti i biglietti, le persone arrivano con le famiglie, è sempre un evento molto bello, perché voglio dire, io dico sempre, uno degli eventi più facili per me, il pubblico più facile per me da intrattenere, perché prima c'è questa cena meravigliosa di 4 portate e poi alla fine c'è questo concerto natalizio dove c'è canzoni d'amore ma anche canzoni di Natale, e tutti felici di cantare con me. Io dico sempre, i concerti di Natale sono quelli più belli, perché
Sì, assolutamente. Ma a Natale siamo tutti più felici, vero? Sì, beh, c'è quell'atmosfera natalizia che naturalmente ci dà carica, ci dà affetto, ci dà amore, ci dà speranza. Ecco, troviamo tutto lì in quel grandissimo periodo bellissimo di Natale. E poi hai un grandissimo appuntamento con la televisione. Un grandissimo appuntamento con la televisione americana, per il quale ho lavorato, come tu lo sai, già da 2 anni senza sosta. Praticamente la PBS mi ha offerto questa possibilità di filmare il mio concerto, che si intitola appunto Da Venezia con Amore, From Venice with Love. E lo vogliono praticamente far vedere in tutta America, come hanno fatto con gli speciali televisivi. Anni fa hanno iniziato con Andrea e il prossimo anno inizierà questa avventura anche per me. Abbiamo già registrato le parti, diciamo, filmate a Venezia. 2 mesi fa sono stata per un mese a casa a Venezia, dove abbiamo registrato tantissimi segmenti legati alla mia vita a Venezia, e filmeremo poi la parte, diciamo, più importante, che è quella del concerto. La filmeremo a Long Island alla fine di gennaio, ma ci darò le date precise, ma avremo tutti i dettagli, e sarà in televisione il prossimo anno a supporto del mio quello che sarà il mio primo tour negli Stati Uniti. Finalmente spero di poter portare la mia musica anche dove al momento ho solo qualche fans, magari in California. E non potrei fare un concerto a meno che non lo facessi nelle loro, diciamo, per la loro famiglia. Finalmente con l'aiuto della PBS sarò in grado di portare la mia musica anche da loro, e tu lo sai che per me è un orgoglio poter promuovere la bellezza della nostra musica, della nostra lingua italiana. Anche se tu sei venuto ai miei concerti, io propongo tantissime canzoni che sembrano americane, però ci sono tantissime canzoni che sono appunto in lingua americana, ma che sono state scritte da grandissimi autori di origine italiana. E è un concerto che piace sempre a tutti, e se poi uno è anche italiano si illumina il cuore di felicità dicendo: ah, non sapevo che anche questa canzone fosse parte della cultura italiana, visto che è stata scritta da italiani. Io invito tutti quanti a venire ai miei concerti di Natale per conoscermi, e poi spero di conoscerli tutti quanti quando questo speciale televisivo della TV. Quindi ricordiamo ancora una volta che il 30 sarai a Molloy College nel Long Island, e il 12 dicembre ritorni dove? A Staten Island, sono al Lorenzo Cabaret, all'interno del Hilton Hotel di Staten Island. Due grandissimi appuntamenti, una bellissima voce, una grandissima artista come Giada Valenti, c'è una voce molto bella. Senti, so che hai inciso anche un ultimo CD, abbiamo ascoltato Libera, tanto per aprire oggi con il tuo brano, poi faremo ascoltare Amore, l'amore, un brano altrettanto bellissimo. Parlaci un po' di questo ultimo tuo lavoro. Il mio ultimo, diciamo, CD pubblicato in America, anche se in realtà era stato già pubblicato in precedenza in Europa, in Olanda e in Germania, dove praticamente la mia carriera era iniziata. È una collezione di canzoni che ho scritto praticamente. Le ho scritto ormai 10 anni fa, anche di più, si può dire. Ed è stato bello quando i miei fans americani mi hanno richiesto di pubblicarlo anche in America, perché non riuscivano a trovarlo, non riuscivano a trovarlo più, quindi l'abbiamo ripubblicato l'anno scorso, ed è stato bello vedere come dopo 10 anni queste canzoni che ho scritto ispirate dalla mia vita, quindi il fatto che volevo essere libera, il fatto che volevo, che ero innamorata dell'amore, che non c'era niente come l'amore, il fatto che volevo vivere libera, come la canzone Vivere Liberi o Solo con te, dedicata alla persona di cui ero innamorata. Dopo 10 anni non è cambiato nulla nella mia vita, perché sono ancora, diciamo, innamorata di tutte queste cose che ho appena detto, quindi, e mi fa piacere che sia piaciuto molto al pubblico americano e anche a voi delle radio. Quindi ti ringrazio tantissimo per il tuo supporto della mia musica. Colgo anche l'occasione, visto che ormai siamo quasi alla fine, so che i miei genitori ci stanno ascoltando dall'Italia, vorrei salutare la mia mamma e mio papà, che sono tuoi ascoltatori oggi, Tony, sono tutti felici e saranno felici di ascoltare questa intervista, e tutte le persone che ci stanno ascoltando in giro per il mondo, grazie all'annuncio che abbiamo fatto. Quelli purtroppo non riesco a leggere i nomi.
E voglio ringraziare te, Tony, per essere sempre così meraviglioso nel promuovere la nostra musica italiana e ad aiutare artisti come me a farsi conoscere ogni giorno a un nuovo pubblico. Ma sono io che ringrazio te, naturalmente noi lavoriamo insieme attraverso la musica, tu la canti, noi le trasmettiamo naturalmente proprio per promuovere lingua, cultura e tutto quello che sia italiano qui fuori dall'Italia. Allora ti saluto anche io i tuoi genitori, ma sai una cosa Giada, che io vado spesso a Venezia, quindi magari la prossima volta li saluto personalmente proprio, eh? Ok? Quindi cioè, faccio parte di un circolo lì, un circolo dei marinai molto molto attivo, è una grande soddisfazione, poi una città come Venezia, come fai a non ritornarci spesso, ecco, troppo bella e troppo particolare, che è troppo italiana, questo orgoglio che abbiamo chiamato Venezia. Esatto. Allora, mi dicono gli americani, ma come, sei nata e cresciuta a Venezia, come hai fatto a lasciare Venezia e venire Stati Uniti? Ed è vero, è difficile lasciare sì. questa bella Italia, però... Voglio dire, anche l'America è un paese che... Assolutamente, ci offre tutto e di più. E quindi, e poi, come si dice? Who makes it in New York makes it everywhere, Giada, right? È così? Esatto. Ok, quindi le famose frasi del grande Frank Sinatra. Senti, un grande in bocca al lupo a te per il 30 novembre, per il 12 dicembre, i tuoi prossimi appuntamenti con i concerti di Natale. Se vogliono saperne di più, basta visitare il tuo sito? Basta che vadano a www.giadavalenti.com e lì trovano tutte le informazioni che abbiamo appena detto, anche quelle riguardanti lo speciale televisivo della TBS. Grazie Giada, in bocca al lupo, happy Thanksgiving, se non ci sentiamo prima di Natale, ancora presto sicuramente ci risentiremo. Ti ringrazio tantissimo per questa testimonianza e naturalmente per averci dato questa bellissima informazione, ma soprattutto questa bellissima musica. Farò ascoltare Amore l'amore subito appena ci saluti. Grazie Tony, un saluto a tutti, grazie. Ciao, grazie a te Giada, ciao. Ciao.